Questa mattina abbiamo incontrato l'assessore Ilario Farabegoli, emergenza abitativa. Con lui abbiamo parlato del caso di Lai e di cosa cerca di fare e riesce a fare il comune di Ravenna. L'emergenza abitativa a Ravenna, soprattutto negli ultimi 2 anni, ha assunto una dimensione veramente importante. Sono i dati che lo dicono. Già l'anno scorso ci siamo accorti che abbiamo praticamente assegnato più del 50% degli alloggi sul totale, diciamo, di un anno in un anno, in emergenza abitativa e non in forza alla graduatoria. Questo significa che la crisi si è fatta sentire, molte persone hanno perso o perdono il lavoro e quindi non riescono più a sostenersi sul mercato dell'affitto. La pressione che si sta sviluppando sugli enti locali come emergenza abitativa è una pressione molto, molto grande e purtroppo temo che casi come questo, anche se io non ho avuto occasione di conoscere questa persona, insomma di riceverla personalmente, purtroppo rischieranno di essercene altri. Che alternativa hanno? Andare veramente in mezzo alla strada? Speriamo di no. Noi cerchiamo tramite i servizi sociali in parte e anche tramite progetti nostri di evitare che questo accada, anche se il problema è un problema di fondo. Non ci sono più fondi pubblici per la casa, già il governo e anche il governo in finanziaria non stanzierà fondi per la costruzione di alloggi popolari. Ci sarà un ulteriore taglio del fondo sociale per l'affitto che anche quest'anno tramite le regioni sarà ulteriormente decurtato. Noi abbiamo cercato e stiamo cercando come amministrazione comunale di chiudere più falle possibili, perché questo è il punto. In questa fase abbiamo costruito l'agenzia per l'affitto insieme con Acer, stiamo cercando appunto di andare sul mercato privato a cercare alloggi a canoni sostenibili, dando il massimo delle garanzie al privato, in modo che tanti di quegli appartamenti che oggi sono sfitti, e sono veramente migliaia di appartamenti sfitti, possano essere messi in qualche modo a disposizione dell'ente pubblico, perché l'unica soluzione che noi abbiamo in questo momento, in questa fase, è poter reperire appunto alloggi a canoni sostenibili che siano in grado di dare una soluzione, quindi questo l'abbiamo messo in piedi. Purtroppo non sappiamo fino a che punto poi in questo caso i privati siano in grado appunto, o siano disponibili più che in grado, disponibili di darci una mano da questo punto di vista. Che garanzie dà il comune? Ci fosse un privato che magari ha una casa, non so, nei lidi, tutto l'anno non viene affittata, l'estate rischia che magari per la crisi non venga affittata neanche l'estate perché non c'è nessuno che appunto gliela chiede in affitto e magari è interessato a metterla a disposizione. Come funziona? Le garanzie sono praticamente totali, nel senso che ovviamente il canone deve essere un canone concordato e deve essere un canone sostenibile, perché altrimenti non daremo soluzione al problema. In questo caso l'affitto viene garantito ed è garantito da un accordo che c'è tra Acer e Comune di Ravenna, la nostra azienda della casa. Quindi l'Acer paga direttamente l'affitto al proprietario, quindi il proprietario non ha un contatto diretto, diciamo, con l'utente in questo caso qui, ma con Acer, quindi ha la garanzia che l'affitto gli viene pagato e alla fine al termine, diciamo, della locazione l'appartamento gli viene restituito nelle stesse condizioni precedenti. È ovvio che non vi può essere nessun elemento speculativo in questo tipo di accordo e perciò, però, in tempi come questi, dove anche i privati ovviamente fanno fatica a poter affittare o a vendere, può essere un'occasione appunto per avere una garanzia di reddito e allo stesso tempo dare a queste persone la condizione di avere una soluzione perlomeno transitoria
o temporanea. Un'ultima questione, sempre legata alla storia di Lai. Lui ha denunciato anche un aspetto preoccupante. Lui sostiene, e anche i suoi amici italiani sostengono, che andando in agenzie chiedendo una casa in affitto, nel momento in cui si sottolinea che la casa sarà affittata a persone extracomunitarie di colore, da parte dei proprietari di casa tramite le agenzie c'è una chiusura totale. A voi risulta? Sempre stato così. Ci risulta, lo abbiamo denunciato più volte questo fatto, anzi questo è uno degli elementi che poi accentua e ha accentuato anche in passato la richiesta di edilizia popolare o di emergenza abitativa da parte delle famiglie di extracomunitari presenti nel nostro paese. Qui mi riferisco in particolare a Ravenna o provincia. Purtroppo c'è sempre stato questo elemento, ecco perché in questi casi qui avere uno strumento come quello dell'agenzia per l'affitto può servire anche a dare soluzioni di questo tipo. Quindi adesso io consiglio anche a questo ragazzo di poter recarsi da Acer, ai nostri uffici dell'Acer qui in Viale Farini, per vedere appunto se ci sono le condizioni per cui tramite l'agenzia per l'affitto possa avere una soluzione di tipo abitativo. Noi nel medio e lungo periodo dovremmo trovare anche delle condizioni migliori, perché il nostro piano operativo comunale prevede tutta una serie di costruzioni di alloggi sociali e anche di alloggi in edilizia residenziale pubblica. Però ovviamente il piano operativo comunale ha bisogno di tempi, appunto, per quanto riguarda l'approvazione definitiva e per quanto riguarda anche la condizione che partono i progetti. Adesso noi abbiamo bisogno effettivamente di muoverci sul piano appunto dell'emergenza, perché è quella alla quale stiamo rispondendo. La cosa che lascia davvero senza parole è un dato, confermato da Farabegoli. Per far fronte nei prossimi 2 anni all'emergenza abitativa a Ravenna serviranno 500 case disponibili. A Ravenna gli appartamenti sfitti, che i proprietari preferiscono non affittare a nessuno, sono circa 6.000.